perché i dati di real world evidence stanno diventando sempre più importanti nel settore farmaceutico? L'abbiamo chiesto ad Antonella Levante, Vice President di IQVIA Italia, che abbiamo incontrato al Politecnico di Milano in un evento organizzato da Advice Pharma. Dottoressa Levante, il mercato, inteso come le richieste dei medici, delle istituzioni, ma anche delle aziende farmaceutiche, chiede sempre di più la validazione degli studi cosiddetti di real life. Quelli randomizzati e controllati servono per registrare i farmaci, ma per capire veramente l'impatto della pratica clinica ci vogliono gli studi di real life. Questo risulta anche a voi? Cioè c'è un aumento nella realizzazione globale di questo tipo di studi? C'è un aumento nell'uso del real world, anche negli studi randomizzati. Quello che noi stiamo vedendo è che, a fronte di quelle che sono le sfide della ricerca clinica, l'utilizzo dei dati serve in prima battuta anche per gli enti regolatori per confermare la promessa degli studi randomizzati nel real life. Ma di più, si sta risalendo fino alla fase 2 con una modalità e metodi nuovi di analisi che guardano ad un profilo interessante, rispondendo anche a quelle che sono sfide etiche, la costruzione di bracci di controllo che utilizzano dati esistenti, la possibilità di evitare quindi il braccio di controllo da questo punto di vista è fondamentale, soprattutto sulle malattie rare. Quindi è una crescita importante, una crescita che ha molto valore per confermare la promessa, ma anche per essere più rapidi nel raggiungere una conferma di un farmaco o di un'opzione terapeutica, soprattutto laddove ci sono unmet need clinici estremamente significativi. I dati di real world possono essere di vario tipo, ci sono i database degli ospedali, piuttosto che non quelli regionali, piuttosto che non registri anche a livello nazionale oppure regionale, ma ci sono anche i dati raccolti dai pazienti, patient reported outcome. Ecco, questo tipo di dati sta diventando importante nella real world. Grazie per la domanda. Io in questo credo tantissimo. Sono importanti nello studio clinico, sono importanti nel real world, sono importanti nella pratica sanitaria. Come azienda noi abbiamo sponsorizzato l'importante evento che tiene conto delle recenti linee guida ESMO, in cui abbiamo portato l'attenzione di questo tutto il mondo dell'oncologia, dell'oncomatologia, ma questo è solo un punto di partenza. La voce del paziente è un elemento fondamentale, dalla definizione dei migliori protocolli che siano sostenibili per i pazienti, che siano comprensibili per i pazienti, alla raccolta del consenso, fino ad elementi fondamentali che sono la qualità della vita e la sostenibilità di un percorso sia di ricerca, ma poi anche di cura, perché in fondo è quello che poi è il tema fondamentale di un sistema che fa ricerca, ma che vuole anche dare delle risposte sanitarie. Senta, invece i wearable, cioè dispositivi indossabili, possono essere indossati, appunto, portati in varie parti del corpo, addirittura magari posti sotto cute, ecco, che importanza stanno avendo? Sarà un'importanza crescente. Ad oggi devo dire, e questo l'abbiamo visto anche nel dibattito che c'è stato questa mattina al convegno, c'è una grandissima difficoltà di framework regolatorio, di competenze, a partire dai comitati etici, di certificazione di quelle che sono piattaforme che possono essere accettabili per un comitato etico all'interno di uno studio clinico. Quindi non basta un wearable qualsiasi, bisogna essere sicuri che il tracciamento dei dati sia affidabile per poter essere poi trattato al pari degli altri dati raccolti all'interno di uno studio, quindi fondamentale per poter provare un dato percorso. Quindi la sfida non è tanto tecnologica, perché bene o male la tecnologia avanza di continuo, è piuttosto di tipo regolatorio, si può concludere così? La grandissima sfida del nostro paese e in generale dell'Europa è assolutamente di natura regolatoria. Tante dichiarazioni fatte dalla Commissione europea e tante prese di posizioni finiscono a livello di country a rendere molto complicata la vita di tutti coloro che hanno grande interesse e volontà di dare delle risposte ai pazienti. Quindi il GDPR, l'European Data Space, che sono stati immaginati con la filosofia di liberare il valore dei dati in ottica di innovazione, ricerca e risposte di salute, ad esempio nel nostro paese si sono bloccate nelle varie pastoie di comprensione, di definizione della migliore formula di consenso. È giusto, è importante, però bisognerebbe pensare al miglior bilanciamento per evitare che il nostro paese finisca fuori dai radar dei grandi investimenti di ricerca e industriali.